Benvenuti a tutti, siamo qui per il secondo incontro sulla tema La mistica e i mistici, il secondo incontro con padre Giovanni Tomasi, carmelitano scalzo di Savona. Ci troviamo qui al seminario vescovile di Savona e un saluto anche a chi ci seguirà successivamente grazie alla registrazione. L'incontro di oggi con padre Tomasi verte su questo tema: il Cristo totale che cammina nella storia e conduce al Padre. Il tema della volta scorsa era cos'è mai l'uomo alla scoperta della vera mistica. Questi incontri, due incontri di preparazione che padre Giovanni tiene con noi, sono in preparazione per il terzo incontro che verterà su vera scritta mistica dell'Eucaristia. Siamo nel centenario della nascita della serva di Dio vera e dritta, e queste iniziative fanno parte proprio per il centenario, per prepararci, per conoscere questa figura che è vissuta qui, no? Come salesiana cooperatrice e maestra delle scuole elementari. Buon ascolto e passo subito la parola a padre Tomasi. Certo, bisognerebbe un po' riassumere la conferenza della volta scorsa, del 18 febbraio, ma lo faccio così rapidamente, cogliendo anche l'occasione della solennità di oggi, l'Annunciazione di Maria. Sapete, c'è una molto significativa icona in Oriente, ma che circola, è circolata nelle copie, dove appunto il bambino Gesù, ormai grandicello, cammina, si getta tra le braccia della madre Maria e si lascia un po' consolare. L'interpretazione è che il bambino Gesù, la cui intelligenza umana si acuisce, dice Luca, che crede in grazia, in età e in intelligenza, in sapienza, percepisce che è destinato alla passione. E siamo nella Quaresima e quindi ha paura e si getta nel seno della madre Maria, nella quale anche lei è stata avvertita, e la madre lo consola e l'interpretazione lo prepara. Questa è una, diciamo, interpretazione bellissima che ci fa comprendere che al fondo il mondo è stato creato esattamente perché esistesse Gesù di Nazareth, Redentore crocifisso e glorificato, e quindi attraverso la risurrezione sulla morte. Quindi si potrebbe dire che Dio Padre ha voluto l'umanità gloriosa del Figlio, quindi ha voluto che il suo Figlio si facesse carne e poi donasse la vita e risorgesse come primo scopo della creazione. Sapete che anche San Giovanni della Croce ha avuto questa intuizione. Scrive delle romanze e in queste romanze immagina che il padre voglia fare la creazione e si consiglia con il figlio e gli dice: ti vorrei dare una sposa. E in San Giovanni della Croce, ecco, questa l'intuizione, la sposa è tutta la creazione in cui ci sono i diversi regni, animato, inanimato, c'è l'intelligenza umana, sono gli angeli, e comunque tutta questa sposa è fragile, è immaginata, fragile e capace di cadere,
E il padre chiede al figlio se è disposto ad amarla e a dare la sua vita per lei. E il figlio dice, e Giovanni riporta la frase della lettera agli ebrei che abbiamo letto oggi come seconda lettura, non hai voluto né sacrifici né offerte, gli animali, ecco padre, io vengo per fare la tua volontà. Quindi fin dall'inizio, come primo progetto, il padre sceglie per il figlio una sposa, che è tutta la creazione. Qui ho detto c'è l'uomo, ma c'è tutta la realtà vivente, e per essa il figlio è disposto a dare la vita. E quindi la prima umanità è quella del Cristo, il Verbo che si fa carne, e in lui, come dice San Paolo, ci elesse, il Padre ci elesse prima della creazione del mondo, e ci elesse in modo tale che fossimo santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore. Questa è la lettera agli Efesini 1:11. Quindi noi esistiamo perché da sempre, dall'eternità, poiché in Dio il pensiero è eterno, il Padre ha voluto che il suo figlio fosse uomo. E quindi è in questa umanità del figlio che il Padre trova la gioia, la consolazione. E noi siamo spiegati da lui, non spieghiamo noi l'umanità di Cristo. Non siamo stati noi a insediare Cristo nella storia, anche se è nato dalla Vergine Madre Maria, se è collocato nella pienezza dei tempi, in quella regione mediterranea prevista durante quella Pax Romana di cui parlano gli evangelisti, ma è lui che spiega a noi. In questo senso, mai nessuno di noi, mai nessun uomo si è trovato in una situazione di neutralità o di indifferenza di fronte a Cristo. Anche se il peccato originale ha significato avere un vuoto, il vuoto del peccato originale è il vuoto di Cristo. E noi siamo predestinati, come ripete ancora San Paolo, anche in un'altra lettera, Romani 8:29, siamo predestinati, nonostante abbiamo il vuoto del peccato originale, che è un vuoto di Cristo, perché siamo fatti a sua immagine, siamo predestinati a diventare di nuovo conformi a Lui, e in un modo ancora più perfetto dell'atto creativo, che quando Dio crea, nella Bibbia è detto a sua immagine, immagine del suo figlio, è l'immagine naturale della creazione. Poi attraverso il mistero dei sacramenti, il mistero della sua morte, passione e risurrezione, noi riceviamo una configurazione completa e la perfezione dell'immagine. Da qui, e concludo, sarebbe un po' il riassunto di quello che ho detto in un modo forse un po' diverso, deriva che la salvezza è data a tutti, fin dal principio. Non siamo neutri davanti a Cristo. È Lui prima di tutte le cose, quindi siamo fatti per Lui, dobbiamo andare a Lui, siamo orientati a Lui. Non solo, quindi, a partecipare alla sua vita, ma anche alla sua santità, alla pienezza della sua grazia e alla comunione, quindi all'unione mistica, un'unione mistica trasformante. Tutti siamo chiamati. Sviluppo però questo tema, che ho già trattato nella prima conferenza, toccando, sviluppando adesso appena il tema della libertà. Evidente, noi non abbiamo una libertà assoluta come Dio, non abbiamo una libertà metafisica di fare tutto. Anche Dio fa il vero, non fa la negazione.
ha una libertà assoluta, ma nella verità. Noi non abbiamo neanche questa libertà assoluta nella verità, perché non ci autoponiamo come Dio. Siamo stati posti nella realtà, come ho detto prima, il primeggiante era il Cristo, noi veniamo dopo. Siamo Adamo, ma non il primo. Il primo è l'immagine perfetta, il Cristo. Noi siamo Adamo dell'Eden, che per San Paolo è il secondo Adamo, quello che ha peccato, il caduto. Quindi l'uomo non si è scelto, non sta al principio. E questo non essere al principio è la ragione della nostra afflizione. Se siamo afflitti è perché non ci siamo autoposti, non siamo noi l'origine di noi stessi. Se lo fossimo, saremmo una sorgente di felicità e di amore, come Dio, il quale non ha neanche origine, è solo amore. Quindi noi ci ritroviamo nel mondo, diceva il filosofo Heidegger, siamo gettati nel mondo. E quindi ritrovandoci nel mondo con una libertà limitata, con dei limiti, con una situazione, noi sentiamo l'afflizione, la quale aumenta nella misura in cui la nostra vita, il nostro essere, non coincide con il benessere. Tante volte ci sono delle vite poste nella realtà che sono belle, sono felici. Certo, poi il mistero della croce incontra ogni uomo, però molte volte le persone si rinvengono in una vita che non amano. Quindi nasce un po' una ribellione all'esistenza. E diremo, appunto, per chi radicalizza questa posizione, una delle scelte è il suicidio. Al fondo, la ragione del suicidio è non accettare di essere una creatura limitata e di essere una creatura fragile. Quindi è una ribellione, anche se estrema, è una ribellione alla differenza tra essere e benessere. Se io esisto vorrei essere felice. Se non lo sono e se non accetto i limiti della mia felicità, comincio a entrare in crisi. Se poi i miei desideri di felicità oltrepassano le possibilità del mio essere, ecco che il suicidio è una soluzione che mi libera dal malessere. Al fondo però nella filosofia non ci sono risposte in questa situazione dell'uomo gettato nel mondo, che si ritrova nel mondo, solo la rivelazione dà una spiegazione attraverso appunto anche le citazioni che ho fatto e il fatto che siamo e possiamo entrare in comunione con Cristo. Quindi, diciamo, ritornando al suicidio, non suicidarsi vuol dire dare il consenso a un essere che non coincide con il benessere, accettare il disagio, accogliere un'esistenza che si ritrova nelle difficoltà, nel dolore, ma che comunque costruisce. Quindi dobbiamo accettare e comprendere questo disegno, questo progetto del Padre che ci ha pensati fragili nel Figlio suo, ma per permettere che il Cristo ci abbracci, ci viva, ci redima, ci riempia della misericordia del Padre. Bene, questo è stato un piccolo sviluppo del tema. Siamo fatti a immagine di Cristo, ma siamo voluti fragili nel Cristo. Del resto anche il Cristo è stato voluto fragile dal Padre.
nella sua umanità e quindi ha sofferto nella sua umanità. Quando Gesù muore e risorge, storicamente tutto datato, una prima tappa di questo disegno del Padre si risolve. Potremmo dire che sul Calvario la storia finisce, non perché si concluda il corso della storia, ma perché, diciamo, la prima tappa del disegno della storia della salvezza si è compiuta. Ma subentra quella del suo corpo dato, del suo sangue versato, resi Eucarestia, che lo rendono presente in un altro modo nella storia del mondo. E quindi con il sangue, il corpo dato nell'Eucarestia, il Cristo è ormai diventato vivente nella Chiesa e è capo di questo immenso corpo che si è costruito, il corpo mistico, che è la Chiesa. E la Chiesa trova in questo dono divino del corpo e del sangue di Gesù tutto il suo cibo, tutta la sua vita, la sua grazia per vivere, esistere, accettare anche il disagio e portare a compimento il disegno del Padre. E questa grazia è il Cristo stesso, quindi è il Cristo stesso che entra in noi, comunica con noi e vive in noi, se noi vogliamo. Quindi noi, uniti a Lui, non procediamo da soli, siamo un corpo, con la maiuscola, anzi, è il Cristo stesso che cammina nella storia in noi, che siamo Chiesa, verso il Padre, verso l'incontro col Padre, che è l'ultima tappa del disegno. Questa è l'azione attuale del Cristo nella storia e nella Chiesa. L'abbiamo detto pochi giorni fa in una lettura, Giovanni 5,17, il Padre mio agisce ora e anch'io agisco. Questa è l'azione di Cristo ora insieme al Padre, condurre questo corpo mistico della Chiesa verso l'incontro finale. In effetti la santità non è una questione individuale, mia, una mia storia. C'era una volta, appunto, una carmelitana che non è riuscita a perseverare, ma non tanto penso per colpa sua, quanto penso perché forse non aveva ben riflettuto il cammino anche di questa vocazione contemplativa, poi richiede la clausura, e quindi diventando matura si è resa conto che non aveva fatto una scelta ben ponderata e quindi ha chiesto di uscire, ma è stato un grandissimo shock. E quindi poi, comunque, molto legata alla Chiesa, è andata a parlare con un cardinale anche per chiedere come fare, come inserirmi di nuovo nella Chiesa, dicendo al cardinale: ecco la mia storia triste, cosa faccio? Questa è la mia storia. Allora il cardinale gli ha dato questa risposta: non esiste una storia individuale della santità, esiste la storia della Chiesa. Lei non è fuori dalla storia della Chiesa. Continui nella Chiesa la storia della salvezza, dell'amore, l'effusione dello Spirito, e certamente che il Signore le indicherà come continuare. Quindi non ci sono storie individuali, siamo tutti inseriti in quest'unica storia dove il Cristo porta avanti la Chiesa verso questo incontro definitivo con il Padre. Ecco, io vorrei in questa seconda conferenza sottolineare proprio la centralità mistica del corpo e del sangue di Cristo, cioè del mistero della sua Pasqua, nel cammino della Chiesa. Anche perché mi sembra che questo sia
molto presente nell'esperienza della vita della serva di Dio Vera Grinda, che ricordiamo quest'anno. E quindi quando un uomo si abbandona a Dio, non si pensa come una storia individuale, quindi se non riesce come un fallito, ma si abbandona al disegno di Dio, quindi continuamente cerca di entrare nel mistero di questa grande storia della Chiesa, che si abbandona allo Spirito, diventa anche lui parte di questa rivelazione divina. È una misteriosa luce per tutto il corpo e tutta la realtà della Chiesa. Allora sviluppo questo tema, la centralità mistica del corpo e del sangue di Cristo. È certamente troppo vasto l'argomento, quindi procedo un po' con salti, sperando di non contraddirmi e di restare comprensibile. Il dono del corpo e del sangue di Cristo che il Signore ha fatto all'ultima cena, quando dice Giovanni, amò tanto i suoi da amarli fino alla fine, quindi fino all'estremo, fino a dare se stesso come Eucaristia, come cibo, l'ultima cena, è una realtà che lui ha stabilito in modo tale che sia sempre presente nella Chiesa. Noi diciamo che Cristo muore il Venerdì Santo. In effetti, quella morte è una morte fisica, cruenta, ma lui è già morto il Giovedì Santo. È morto misticamente il Giovedì Santo, perché si è dato, ha voluto darsi nel pane e versare il sangue nel calice. Questo è il mio sangue, bevetelo. Come si fa a dare il sangue e non morire? Quindi il Giovedì Santo, il Cristo, ha deciso la sua morte. E secondo Léon Dufour, questo esegeta, ormai morto, ma grandissimo esegeta, che ha scritto proprio un volume su questo, il Cristo è morto misticamente il Giovedì Santo. E questo rito reale del consegnare la vita l'ha reso perenne, perché ha detto: fate questo in memoria di me, agli apostoli. Quindi voi ripetete questo atto per sempre. Fatemi presente nella morte e risurrezione nella Chiesa che verrà. Quindi il Cristo che è morto misticamente, Sant'Ambrogio dice sacramentalmente, secondo i riti sacramentali liturgici, ma realmente si fa presente ogni qualvolta celebriamo. Come si fa presente? Certo, attraverso il sacerdote che lui ha chiamato, l'apostolo che continua, che succede al primo, il quale rappresenta Cristo e quindi lo evoca, e lui è glorioso, dice la lettera agli ebrei, e nel santuario celeste, sommo sacerdote, che sempre intercede per noi. E quindi quando il sacerdote, oggi, questa mattina, evoca, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue dato, il Cristo che nel santuario celeste, sommo sacerdote che intercede, si fa presente e si dà come cibo che non si esaurisce. Muore, è presente come crocifisso e risorto nell'Eucaristia. Ogni qualvolta è chiamato dal sacerdote. Ma questa realtà era voluta dal Padre da sempre. E appunto, ritornando a Giovanni della Croce, questa romanza, sono 8 le romanze, ma questa è la seconda romanza, non è da romance francese, è romanza spagnola, quindi sì, il significato è di una specie di canzone
dove Giovanni della Croce dice che il padre, dopo che ha deciso di dare una sposa al suo figlio, e la sposa, ho detto, è la creazione intera, gli dice: adesso convocala, chiamala a tavola con noi a mangiare il cibo che io preparo per lei. E questo cibo è l'Eucaristia, è il corpo e il sangue di Cristo, che già quindi è stato deciso da sempre. Noi siamo stati chiamati a fare Pasqua da sempre, dal principio. Sembra strano, eppure è così. Dio non ha idee successive. E non ce le ha. Ce le abbiamo noi. Lui ha l'infinito, l'essere, tutto il presente. E ha pensato di non essere soltanto un Dio solo in tre persone. Ha pensato a questa quarta realtà, non è una persona. È il corpo mistico della Chiesa. La sposa è della canzone, della romanza di Giovanni della Croce. La quale sposa è la Chiesa, alla fine, dopo la sua storia di caduta, di redenzione, ed è la Chiesa la quale è amata. Ed è come una quarta realtà dove la Trinità può effondere l'amore, perché, dice San Tommaso, la definizione di Dio è di un amore che si vuole effondere. Non è un amore statico, non è un amore statico Dio, è un amore che si vuole effondere. E quindi sì che si effonde nel Figlio, sì che l'amore è tale che è una persona che circola tra loro due. Ma sembra che non basti, sorella. Sembra che non basti. Quindi ha voluto fare di più, ha voluto crearsi un ambiente dove si potesse fondere con la qualità della misericordia. Questo lo sottolineo, ecco perché appunto l'amore misericordioso non esiste nelle relazioni trinitarie. Non può esistere, già lo dicevo l'ultima volta, perché si tratta di tre persone uguali, non c'è possibilità che il padre abbia un amore di misericordia verso il figlio. Sì, quando si farà uomo, quando si farà carne, quando soffrirà, invocherà il padre, ma quando è verbo eterno, in seno alla Trinità, non esiste questo tipo di amore. E quindi ecco che la sposa immaginata fuori, tutta la creazione, la Chiesa, il corpo mistico noi, ma anche gli angeli, è una immensa, mirabile volontà di Dio per effondere un sovrappiù d'amore che è in Lui. Lui che è infinito amore ce ne ha ancora di più e lo vuole effondere. Dal principio siamo chiamati a fare Pasqua con Cristo, che poi secondo San Paolo significa morire con Cristo, essere con Lui sepolti, ma per risorgere con Lui. Ma al fondo chiama gli uomini a fare Pasqua con Cristo, o meglio, perché il suo figlio Gesù faccia Pasqua con loro, con ciascuno di loro. E come fa Pasqua con ciascuno di loro? Già l'ho detto. Parlando dell'ultima cena, Cristo inventa anche lui questo mistero di un corpo, di un sangue, che possono essere sempre presenti sulla tavola dell'Eucaristia, la tavola della Chiesa. Basta che il sacerdote evochi questa presenza. Ma così ha fatto con tutti i sacramenti. Ha ideato i sacramenti come possibilità di contatto con il suo corpo ferito e glorioso. Al fondo, per Sant'Ambrogio, i sacramenti sono delle porte che
che ci fanno entrare in contatto con le piaghe di Cristo, ci fanno bere il sangue alle piaghe di Cristo, ma è un sangue glorioso, perché sono le piaghe di Cristo risorto. Quindi i sacramenti sono questa possibilità di entrare in contatto con il Cristo che dona vita attraverso le piaghe. E qui la storia dei santi è meravigliosa. Ci sono storie a non finire di questo contatto con le piaghe di Cristo e le piaghe gloriose di Cristo. È una storia senza fine, di tutti i tipi, di tutti i colori, e continuerà ad essere. Dato che ce ne sono troppi e tantissimi sono conosciuti, sono andato a cercare qualcosa di sconosciuto, ma forse conoscete anche voi. Quindi vi dico di un uomo che ha fatto Pasqua con Cristo. Ecco, non so se conoscete che il ministro per le minoranze religiose del Pakistan, Shahbaz Bhatti, ecco, vedete, siete molto informate, quindi è a Roma in una casa di beatificazione. Quindi era stato eletto dal suo partito, il Partito Popolare, come ministro per le minoranze religiose. Quindi era diventato cattolico, di famiglia se no era indù, poi è diventato cattolico e ha voluto difendere tutte queste minoranze religiose che erano invece perseguitate dagli estremisti islamici. Ha ricevuto il premio della pace nel 2010 e è stato ucciso in un agguato nel 2012, proprio dai fondamentalisti, proprio per odio. E lui ha un testamento spirituale pubblicato a Venezia, Marcianum Press, Cristiani in Pakistan, nelle prove la speranza, testamento spirituale di Shahbaz Bhatti. Lui dice: mi sono state proposte alte cariche al governo dal partito filo-islamico, ma mi è stato chiesto in cambio di abbandonare la mia battaglia in favore delle minoranze. Io ho sempre rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. Non voglio popolarità, non voglio posizione di potere, io sono un credente. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi considererei privilegiato qualora in questo mio sforzo, in questa mia battaglia per aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan, Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. Davanti al mio rifiuto, gli estremisti hanno cercato di uccidermi, di imprigionarmi, mi hanno minacciato, perseguitato, hanno terrorizzato la mia famiglia. Eletto ora al governo dal Pakistan People's Party, non provo alcuna paura in questo paese. È stato eletto ministro per le minoranze. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Trovo molta consolazione nella Sacra Bibbia e nella vita di Gesù Cristo. I passi che più amo recitano: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, e voi conoscete. Così, quando vedo gente povera e bisognosa, penso che sotto le loro sembianze sia Gesù a venirmi incontro. Ecco, è stato chiamato a fare Pasqua con Cristo, in un modo tragico, però Pasqua si può fare in tanti modi, però c'è sempre una goccia di dolore nella Pasqua di Cristo. È necessario per transitare alla risurrezione. Allora, se nell'ultima relazione ho detto tutti gli uomini sono nativamente orientati all'Eucaristia,
Completo il pensiero dicendo: sono orientati a Cristo che si dona come corpo e come sangue. Quindi siamo orientati a riceverlo, a nutrirci di Lui. Quindi i sacramenti, e soprattutto l'Eucaristia, non sono atti aggiuntivi estrinseci all'uomo, anche di un non credente, anche di un ateo, anche di un uomo che è completamente ignaro di Cristo. Se Cristo è prima di te e tu sei stato fatto a sua immagine, non c'è niente da fare. Tu sei fatto per Lui, orientato a Lui. Non ci vai? Va bene. Se poi non ci vai per tua responsabilità, è un grave danno per te. Ti autodistruggi. Ma il tuo orientamento verso Cristo è essenziale al tuo essere strutturale di uomo. E quindi noi nativamente siamo nati bisognosi di partecipare al corpo e al sangue di Cristo. I sacramenti, in particolare l'Eucaristia, non sono un di più, non sono qualcosa per un privilegiato, sono un bisogno storicamente essenziale, perché riproducono poi in me i lineamenti del vero uomo che è Cristo, del vero essere, del vero modello secondo cui tutta la creazione è stata fatta. Certo, questo che dico comporta e ha molte altre facce, suscita molte altre riflessioni. Comunque ci spiega un po' anche la storia della Chiesa, tutta questa sete di Eucaristia che hanno avuto santi e che la Chiesa invece nell'epoca 800, ma anche prima, ha sempre frenato la comunione quotidiana, ma hanno vinto la sete dell'Eucaristia che l'uomo porta dentro di sé, ha vinto il Magistero. E San Pio X ha detto: no, per tutti, presto. Perché siamo fatti, non è un atto, diciamo, aggiuntivo, è un atto essenziale poter mangiare questo corpo, questo sangue. Sappiamo che la vita aveva sede della messa, no? Quindi, mediante i sacramenti ricevuti, Cristo crea un'umanità nuova, secondo proprio la propria natura di crocifisso e Signore risorto. E quindi anche crea una nuova fraternità. La fraternità umana che non c'è è una carenza di cibo eucaristico vissuto. Allora, io adesso appunto ho detto procedo per santi perché sono troppo grandi le tematiche. Vorrei penetrare nel dinamismo più interiore di questa vita sacramentale, riferendomi soprattutto all'Eucaristia, che è, come ho detto, principio, forma dell'imitazione di Gesù. Attraverso questo contatto, tutti i sacramenti, ma in modo speciale l'Eucaristia, Cristo comincia a vivere in me. E cosa fa? Lui diceva: il mio cibo è fare la volontà del Padre. Cerca il Padre, cerca di fare la volontà del Padre, mi spinge al Padre, mi fa andare incontro al Padre. E questa mozione è, diciamo, se io vivo la vita sacramentale, anche se sono stato peccatore, ma mi sono convertito, sono ritornato a Lui e non voglio separarmi da Lui, faccio in modo che nulla mi separi veramente, completamente da Lui, questa mozione
talvolta si sente, si verifica nella vita. E cos'è? Potremmo dirlo in tanti modi. È una specie di misteriosa speranza, evidentemente teologale, che non muore mai in me. Ecco. È il senso della sua presenza. Del resto lui ha detto, io sono con voi fino alla fine del mondo. Quindi attraverso il contatto con le piaghe gloriose di Cristo, i sacramenti mi mettono in contatto, io li posso toccare, posso bere il suo sangue, lui mi è vicino, lo sento vicino. Quindi speranza che non muore è non speranza umana, parliamo di speranza teologale, vicinanza, anche consolazione. Consolazione. San Paolo diceva nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo primo, che per l'uomo che vive questa vita in Cristo c'è una misteriosa consolazione. E poi lui nella lettera augurava una sovrabbondanza di consolazione ai suoi fratelli nelle tribolazioni, in modo che potessero poi anche loro consolare gli altri, coloro che sono nell'afflizione. Ebbene, qui di nuovo cito un piccolo esempio, diciamo gli esempi anche aiutano un po' a me a essere un po' più vivace, se no divento, come si dice, sono di routine. Non vorrei fare proprio una lezione sistematica. Dunque, prendo un esempio da questo servo di Dio, Fra Gioacchino, di Regina Pace. Qui ho dei libri da dare, quindi prendeteli, rubatemeli, non datemi nulla, ve li regalo per farlo conoscere, chi vuole. Dunque, io ho già parlato di lui, ma adesso dico qualcosa che non ho detto. Quindi, lui ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale, in effetti è stato soldato per 10 anni, guerra libica, Prima Guerra Mondiale, poi siccome l'hanno fatto Genio del Pontiere, nel tutto il 1919 si è occupato di rifare le strutture, strade, viadotti, distrutti dai bombardamenti, quindi è andato a casa alla fine del 1919, nonostante che avessimo vinto nel 1918, scusate. Quindi quando entra in guerra, lo mandano in Carso, era già regno austro-ungarico, adesso è Slovenia, e in effetti lui è ben voluto dagli ufficiali, quindi lo tengono vicino allo Stato Maggiore. E lo Stato Maggiore del suo reggimento si ferma su una collina che si chiama Vercolie in sloveno, che sarebbe la Vercoglia di Quisca del Carso. Ma Vercoglia di Quisca nel Carso è già in zona di Slovenia, mi sembra. Comunque è una città antica, veneta. Dunque, lì è in un osservatorio, lo mettono come osservatore, al di là della collina avevano costruito un osservatorio e guardavano nella valle sotto, ci sono tutte le catene dei monti che vanno verso il Monte Santo di Gorizia, quindi il primo scopo era prendere Gorizia. E questa catena dei monti inizia con una collina che allora in gergo militare si chiamava Quota 383, poi c'è il Monte Vodice, e poi ci sono altre montagne. Allora il generale Cadorna voleva dare una dimostrazione dell'efficienza dell'esercito italiano e prendere questa collina alla baionetta. Però gli austriaci avevano già le mitragliatrici, avevano nidi di mitragliatrici, e quindi ha affidato il compito al generale Prelli, che era ex generale delle guerre, terza guerra del risorgimento, quindi un veterano con metodi un pochino antiquati, ha mandato alla baionetta circa 5.000 fanti, la 37ª-38ª batteria del secondo reggimento, e sono stati falciati,
sono morti 3.000, 4.000, c'è un immenso cimitero sotto questa collina, adesso ha il nome di Princip, in sloveno, ma ha avuto prima il nome del generale Montanari, generale di brigata, che ha condotto questi giovani fino in cima con la baionetta, quando loro facciavano con mitragliatrici. E Gioacchino, Nino, soldato, guardava con l'osservatorio la scena, quindi ha avuto, diciamo, una desolazione, ha perso, diciamo, coraggio, è stato male. Da questa depressione, testimoniata in processo, perché un suo amico, il sergente di Balzano, di Sassello, ha raccontato questo ai figli, i figli nel processo di Acqui hanno testimoniato. E quindi sappiamo benissimo quello che è successo dalla storia di questi figli di un compagno di guerra di Nino. E Nino è stato risvegliato da una emozione interiore. Certo, sono grazie, ma lui ha corrisposto. Gli è apparso in sogno Maria e il Signore dicendo che lui costruisse un santuario in onore della Regina della Pace su una montagna che gli facevano vedere in sogno. Lui, quando si è risvegliato, è andato a cercare questa montagna, ma nessuna delle montagne vicine sembrava quella indicata nel sogno. È andato anche nei paesi vicino, ma no, niente da fare. Quindi chissà, adesso non capisco. Però ci ha creduto e gli rinacque la speranza, e non fondata da individuazioni di possibilità, prospettive reali, rose, perché l'ambiente reale in cui viveva era tragico, era un momento in cui, diciamo, tutto veniva distrutto. Questo santuario mariano già esistente, che c'è ancora, è stato restaurato, la Madonna Madre di Dio di Vercoglia, lui l'aveva riparato più volte perché era ottimo carpentiere, ma era continuamente bombardato dagli austriaci. E tutto intorno era distruzione. Invece lui, nonostante questa situazione, nonostante che avesse perso anche le forze fisiche, ha creduto, ha voluto, ha risposto nel sogno: Signore, se è per la vostra maggiore gloria, sempre avanti. Quindi dimostra una fiducia, una speranza che non si riposa sui beni futuri promessi. Noi sappiamo che la speranza, io spero nei beni futuri, la vita eterna, no, è una speranza dinamica che vuol costruire, dare soluzioni alla sofferenza degli uomini qui nella terra, in mezzo all'angoscia della guerra, allo stridore della vita, come era intorno a lui, spogliata di ogni bellezza. Ecco, una emozione interiore che ti mette in dinamismo di amore. Ecco, cos'è questa consolazione? Cos'è questa emozione interiore? Che poi è qualcosa che anche a un certo punto desideriamo. Siamo attratti dal Cristo, andiamo dietro di Lui, lo desideriamo di più ancora. Diceva la serva di Dio Vera Rita, portami con te alla fine, no? Quindi sentiva un'attrazione, un'emozione e la seguiva, voleva andare con il Signore. Certo, il più grande esempio di questa azione interiore che attira, abbiamo detto che il Cristo che vive ci muove verso il Padre, la più bella testimonianza è quella di Sant'Ignazio di Antiochia. Scriveva nella lettera ai Romani: un'acqua viva mormora dentro di me e mi dice: vieni, vieni al Padre. Ecco, il Cristo che vive attraverso i sacramenti e ci conduce al Padre, singolarmente e come Chiesa, come corpo unico di Cristo. E questa realtà del corpo di Cristo, la Chiesa, è così forte che sia nel peccato, sia nella gloria, siamo uniti. Non prega il sacerdote, noi con lui, dopo il Padre nostro,
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Cioè, io gli dico, come sacerdote, ma il sacerdote parla in nome di tutta l'assemblea, non guardare ai nostri peccati, che ci sono, ma a questo insondabile amore, in questa insondabile fonte di amore che è collocata nel cuore della Chiesa, e sono le piaghe di Cristo, le piaghe gloriose di Cristo. Guarda la santità della Chiesa, che è Cristo, non i miei peccati, perché tu mi hai creato fragile, perché questo sangue venga su di me e mi salvi. D'altra parte, dice San Tommaso, quando saremo nella gloria dei santi, in quella terra dei santi, che è il paradiso, ci sarà una, dice Tommaso, nelle conferenze sul credo, una gioconda fraternità di tutti i santi. Sarà una comunione di spiriti estremamente deliziosa. Perché? Ognuno, dice Tommaso, dobbiamo crederci, avrà tutti i beni degli altri beati. Così il gaudio di uno solo sarà tanto maggiore quanto più grande sarà la gioia di tutti gli altri. Quindi io non so come arriverò, se arriverò certamente attraverso il purgatorio, ma quando sono nella comunione dei santi in cielo, riceverò una partecipazione della loro gloria. E quindi, ecco, sì, qui in terra noi facciamo grandi di santità, dottori della Chiesa, ma poi lì giocheranno a darseli questi talenti, se li scambieranno, la gioia sarà di tutti, ci sentiremo partecipi. Io direi, non solo della grazia dei più grandi santi, ma anche della sapienza. La sapienza di Tommaso d'Aquino, lui la darà, ce la darà. Anche lui diceva alla fine che era paglia, no? Però comunque era qualcosa di straordinario e la comunica. E noi saremo in comunione. Bene, riassumendo, ho detto che c'è un bisogno di un incontro storico ed esplicito con Gesù Cristo. È una realtà che è intimamente scritta nell'essere umano. Che ne dicano i filosofi, diciamo, della morte, i nichilisti? Noi abbiamo un bisogno di incontro col Signore crocifisso e glorioso. Se non avviene questo, fallisce questo mistero, questo piano, questo progetto del Padre, di cui parla San Paolo, mistero, mysterium magnum, disegno d'amore, nella lettera agli Efesini, nella lettera ai Romani. Quindi possiamo però fare una riflessione inversa. Consideriamo il rischio più tragico, quello in cui, diciamo, un uomo non accede a questa grazia. Quindi è chiaro che chi consapevolmente non avrà voluto ricevere il corpo e il sangue di Cristo, chi avrà negato il crocifisso, chi avrà rimosso la prossimità di Gesù, chi si sarà associato al demonio nell'avversione, alla morte, alla risurrezione di Cristo, e certo non potrà avere parte con Lui. Chi sarà trovato vuoto del Signore sarà condannato alla situazione che lui ha scelto. Quindi la dannazione, in definitiva, non è pensabile come un atto deciso da Dio, Padre. È un atto che si costruisce l'uomo, il quale si svuota di Cristo, si rende fuori del disegno di Dio, del Padre, fuori del disegno dell'amore. E quello è l'inferno. Quindi si crea uno stato di assenza di Gesù Cristo e quindi di non esistenza, che
purtroppo è un'esistenza ma non esistente. Non esistente come vorrebbe il padre, che è il padre dell'amore. E questo è l'inferno, quindi non è un inferno dantesco. È uno stato che l'uomo si costruisce separandosi da Cristo. Quindi l'inferno è una deprogettazione di questo proposito d'amore descritto in Efesini 1:11. E fa pensare a una condizione di non essere, che paradossalmente purtroppo esiste, non essere, a cui si riduce proprio la creatura che sceglie deliberatamente questa realtà contro Cristo, al di fuori della salvezza. È un po' tipico il pensiero di Paul Sartre. Quindi è un'antitesi all'amore, un totale non amore, un rifugio della carità di Dio. Bene, allora ci avviciniamo alla conclusione, se diciamo non è facile concludere, ma comunque vorrei dire questo, che un sacramento non è che si realizza unicamente nei riti previsti dalla Chiesa. Non possiamo pensare che Cristo agisca solo attraverso i 7 sacramenti. Quindi io ho detto, ci vuole, siamo fatti per i sacramenti, siamo fatti per il corpo e il sangue di Cristo. Al fondo siamo fatti per Cristo, e quindi Cristo a tutti coloro che non possono accedere ai sacramenti, che non conoscono Lui, che non possono ricevere l'Eucaristia, se Lui vuole si fa presente. Dice San Tommaso che il potere di eccellenza di Cristo, il fatto che Lui sia figlio di Dio nella carne, un potere di eccellenza, implica che Egli possa produrre gli effetti dei sacramenti senza i sacramenti, senza di essi. Somma Teologica Terza, questione 64:3. Del resto corrisponde alla frase di Matteo 28:18: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Quindi se Cristo vuole agisce senza i sacramenti. Beh, la cosa che mi ha tanto colpito quando ero, diciamo, ancora giovane sacerdote, c'erano le apparizioni in Ruanda, Kibeho, no? Anni 80. Ebbene, la cosa che mi ha stupito è che la Vergine Maria appare a un pastore ruandese, un ragazzino non battezzato, e gli dà dei messaggi di salvezza. Ecco, e quindi addirittura Maria è ministra della grazia senza passare attraverso i sacramenti. Non è necessario, non è indispensabile. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Quindi il Signore lascia un'impronta di sé, degli uomini, anche al di là dei sacramenti. Ecco, l'ultima volta, prossima volta sarà l'ultima, prima della fine di aprile, il 14 o 16 aprile, ci sarà mio confratello, ma è stato anche mio maestro, padre François Letel, che parlerà della serva di Dio Vera Grinta, dell'impronta lasciata dentro di lei, nel suo cuore, l'impronta della Pasqua. Quindi lo ascolteremo. Comunque, torno a dire che questa impronta di Cristo, questa effusione dello Spirito, non è circoscritta ai sacramenti, la trascende. Un altro esempio, non sapete? Questa la dà una notizia a Letteia, riporta un'intervista di un giornalista spagnolo, l'Artaun de Azumendi, per la Noce de Coppe, parla di un imam indiano, Mario Joseph, il cui nome originario non si può conoscere evidentemente, che è diventato cattolico, si è convertito. E come? Lui predicava, era imam, predicava che Gesù Cristo non era Dio, e una persona lo contraddice e gli dice: ma chi è allora Gesù Cristo? E lui non ha molte risposte da dare, quindi va a esaminare il Corano, vede che si parla di Gesù Cristo, non lo sapeva, però esamina esattamente
tre volte trova che nominano Gesù Cristo, e nel capitolo 19 addirittura parlano di Maria. E poi si dice nel Corano che Maometto è morto, ma Gesù Cristo è ancora vivo. Sapete che si dice così nel Corano? Che si dice così. Allora lui dice: ma chi devo seguire? Maometto che è morto, o Gesù Cristo che è ancora vivo? E si mette a pregare Allah e dice: illuminami. Prende il Corano e dice: davanti a queste questioni dovete andare a leggere la Bibbia. Corano, capitolo 24, versetto 10. Lo sapevate? Il Corano dice: su questo tipo di dubbi andate a leggere la Bibbia. Beh, sapete che il momento si è ispirato alla Bibbia. Sì, l'ha letta certamente. Quindi Maria è presente, Gesù è presente, però non è certamente Dio, non è certamente l'ultimo, il vero, assoluto profeta. Però il Corano dice: ci sono delle questioni che dovete andare a approfondire leggendo la Bibbia. Allora lui è andato a leggere la Bibbia, l'ha studiata a fondo e ha scoperto la bellezza, ecco, di Cristo, e si è convertito. È evidente che è nata una tragedia, l'hanno perseguitato, lui è dovuto scappare, poi l'hanno ritrovato, il padre l'ha preso, l'ha torturato e poi lo voleva uccidere. Alla fine, prendo il coltello per ucciderlo, lui, che era esausto dopo 28 giorni di digiuno, lasciato in una stanza pieno di sostanze piccanti negli occhi, nella bocca, nelle orecchie, quindi dopo 28 giorni di queste torture, il padre si fa fronte avanti con il coltello e dice: ma tu credi in Cristo? Lui sapeva che il padre l'avrebbe ucciso. Lui, esausto, sente dentro di sé una forza, un'emozione che gli dice: Gesù! Forte così. E il padre si dà il coltello lui stesso contro di sé, si squarcia tutto, e quindi la famiglia, davanti a queste urla, entra, apre la porta, tirano via il padre per portarlo al pronto soccorso, ma lui vede la porta aperta e ha la forza di trascinarsi fuori, di prendere un taxi e di fuggire di nuovo. E si è salvato, ancora nascosto, nel senso un'altra identità, e dice in questa intervista: io non posso tornare nel mio paese, non ritornerò più, anche perché sono già sepolto lì. Sì, e i miei hanno costruito una tomba, ci hanno messo una statua di Creta, una mummia, il mio nome e i miei dati anagrafici. Quindi morto in quel giorno in cui si è convertito. Bene. Nessuna realtà visibile e invisibile, e concludo, nessun cuore umano si vennero mai a trovare privi, e ne saranno mai privi, dell'attrattiva universale del Cristo morto e risorto. Questa è una realtà su cui siamo stati preconcepiti, prepensati. Quindi l'impossibilità anche di sacramento non è un'impossibilità di salvezza. Proprio a motivo di questo cristocentrismo di cui ho parlato, per cui il Signore, lo Spirito, è onnipresente nella storia, al di là, ecco, di ogni forma di sacramento, può sorgere in ogni coscienza umana sincera una ricerca e poi anche un'adesione alla verità e alla fine a Cristo Gesù, morto e risorto. Ecco, io vi saluto e vi ringrazio per la grande pazienza che avete.